I successi della scienza, il nuovo libro di Edoardo Boncinelli, è questo qua Edoardo Boncinelli, è una delle grandi firme del Corriere della Sera, è anche uno scienziato, lo vedete? E che faccia triste che c'ha? Ha una faccia tanto tanto triste, ha appena scritto un libro sui successi della scienza, capito? Ah, il libro è questo qua. Nel suo ultimo libro, il libro è intitolato Contro il Sacro, perché le fedi ci rendono stupidi, gliel'ha pubblicato pure Rizzoli, capito? Edoardo Boncinelli, sei un ricciolino tanto triste, caro. E dice, vedete per esempio che adesso abbiamo scoperto, ecco vedete qua che c'è scritto, che io mi diverto tanto, e ne è un esempio, il recente clamore seguito all'annuncio della rilevazione delle onde gravitazionali previste un secolo fa da Albert Einstein con l'esercizio della pura ragione, capito? C'è stata una poderosa ricaduta di questa scoperta sulle vostre esistenze, cari amici che mi ascoltate. Allora, le religioni, cioè la scienza, io vorrei dire a Edoardo Boncinelli, Ricciolino, mica mi puoi querelare Edoardo Boncinelli perché ti dico Ricciolino e perché dico che c'hai un volto tanto triste. E gli unici successi concreti della ricerca scientifica, poi lì fa delle grandi citazioni filosofiche, cita Carr, Raymond Popper, io lo conosco a memoria, la Logic der Forschung del 1933-34, le opere di Carr, Raymond Popper, io le conosco a memoria, le conosco. Gli unici risultati delle scoperte scientifiche, gli unici risultati concreti che puoi toccare con le tue mani sono quelli che, caro Edoardo Boncinelli, che puoi vedere nelle case di riposo. Ci andrai pure tu presto, caro Edoardo Boncinelli, in una qualche bella casa di riposo. Io ci scriverei qua Edoardo Boncinelli teologo, ci scriverei, vedo che c'hai la faccia di un teologo. Le uniche scoperte concrete della scienza, della ricerca scientifica, li puoi vedere nelle case di riposo, perché gli scienziati hanno allungato non la vita ma la vecchiaia e ti tengono in vita coi sondini e con le piaghe da recupero, da decubito. Ah, da piccolino doveva avere un bel ricciolo d'oro. Dici che le fedi ci fanno fare le guerre. Beh, sì, le fedi ci fanno fare le guerre. La scienza ci fa morire disperati nelle case di riposo. Sono molto di più quelli che muoiono disperati nelle case di riposo che non quelli che muoiono in guerra. Almeno quelli che muoiono in guerra, magari muoiono anche giovani. Lo sai, Edoardo Boncinelli, che il grande poeta greco Menandro diceva che quelli che muoiono giovani sono amati dagli dèi. Perché non citi anche Sileno, il grande Sileno che fu un maestro del grande dio Dioniso, il dio bello e sorridente, Bacco. Sileno fu un maestro del grande dio Dioniso, e c'è anche il dionisiaco di Nice. Sai Edoardo Boncinelli che diceva Sileno? Vuoi conoscere il tuo bene? Beh, il tuo bene non lo puoi più conoscere perché il tuo bene sarebbe stato quello di non nascere. Però, poiché ormai sei nato, il tuo bene sarebbe quello di morire il più presto possibile. Ah, caro, che tu nulla sai del pensiero gnostico Edoardo Boncinelli. E credi nelle cazzate della scienza, Ma la scienza è una fede terrena, ma sempre una fede. È una fede che ci porta a... Beh, lasciamo stare le armi, le bombe atomiche, eccetera. Ma ci porta nelle case di riposo. Edoardo Boncinelli.
I risultati conclusi delle scienze li vediamo nelle case di riposo, dove ci si sta per tanti, tanti anni, prima di morire. E prima di morire, prima della morte c'è il morire. Caro Edoardo Boncinelli, va là Edoardo Boncinelli. Io sono azionista del Corriere della Sera, sai, sono azionista di Rizzoli. Se dipendesse da me, io ti avrebbe già licenziato, Edoardo, cioè non ti farebbe scrivere, specialmente mi dispiace, tuo Riccio, bel teologo, bisognerebbe scriverci qua, il teologo è Edoardo Boncinelli. Vabbè, cari amici, capito? Gli unici risultati concreti della scienza sono stati quelli che vediamo nelle case di riposo, un bel allungamento dalla vecchia. E così tu muori dopo anni di piaghe, di decubito, di popò che fai a letto e di alimentazione con i sondini. A tutti, tanti cari saluti da Serafino Massoni.